Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. In questo canale siamo tutti fan di parchi divertimento e di viaggi. E se ci seguite da un po' sapete benissimo che io e Sara siamo mega appassionati di parchi Disney. Ma non abbiamo mai condiviso con voi gli acquisti e i souvenir che abbiamo preso all'interno dei parchi. Ed è per questo che oggi voglio condividere con voi tutti gli acquisti fatti nei nostri 6 viaggi all'interno dei parchi Disney. Ma prima di iniziare, oltre al fatto di ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel mi piace, tutti i prezzi che vedrete in questo video saranno in euro e vi avverto, allacciate le cinture perché ho un sacco di roba da mostrarvi. Divideremo gli oggetti in categorie: accessori per la cucina, poi passeremo a Natale e candele, dopodiché vestiti e accessori, per poi passare ai collectibles e poi finiremo con la categoria varie. Iniziamo quindi dagli accessori per la cucina e dai pezzi grossi, quindi dalle teiere. La telecamera che va a fuoco. Ovviamente, ragazzi, essendo fan Disney, Mrs. Potter! Per poi passare ad una seconda teiera, la teiera di Alice nel Paese delle Meraviglie. E tra l'altro, intanto che vi sto facendo vedere qua, abbiamo preso insieme a questa teiera un set di tè di Alice che fa pandan con la teiera. E ovviamente, se siete stati nei parchi, questi tè li avete visti sicuramente ovunque, in ogni negozio. Altro acquisto gigante per la cucina: sapete che io sono fan di Nightmare Before Christmas, infatti in questo video ci saranno molte cose di Nightmare, però questa è la più grande che c'è. Biscottiera a forma di testa di Jack Skellington. Vieni che te la lancio. Dai là! Ma non finisce qui. Altra biscottiera a tema topolino, fatto tipo di sketch, dove noi però in realtà ci mettiamo la farina d'avena. E rimanendo in tema a questi grossi per la cucina, signore e signori, vi presento il tagliere a forma di topolino, che ovviamente non abbiamo mai utilizzato perché non vogliamo rovinarlo. Vari set di canovacci della cucina, che adesso ve li faccio vedere ovviamente velocissimamente, sennò questo video viene iper mega lungo, che abbiamo pagato 9,99 a coppia. Tranne questo, che oltre al canovaccio c'è anche il grembiule e le presine. Proseguendo, un sottopentola di acciaio a forma di topolino, un set di tappo, cavatappo e apribottiglie. Dopodiché passiamo agli unici 2 set di sale e pepe che abbiamo acquistato nei nostri viaggi. Ovviamente non potevano mancare di nuovo Mrs. Potter e Chicco sale e pepe, e saliera e pepera, non so come si dice, di Minnie e Topolino. Sì, lo so, piano piano, adesso ci arriviamo alle tazze, lo so che volete le tazze, ne abbiamo, guarda, sono tutte là. Prima di arrivare alle tazze però abbiamo l'appoggia cucchiaio che Giacomo purtroppo ha rotto qua in alto, non so se si vede in camera. Comunque l'appoggia cucchiaio a forma di mano di topolino. E dopodiché, dato che dobbiamo entrare in modalità tazze, perché no, un infusore del tè a forma di topolena. E finalmente adesso passiamo alle tazze. Partiamo da queste 2 tazze qua, che utilizziamo soprattutto per mangiare a colazione yogurt o cereali. Una dello stregatto e una di Ratatouille. Tris di tazze di Alice nel Paese delle Meraviglie, che sono quelle che io uso di più. E ci sta la quantità di tè che Giacomo beve al mattino. Ho la tazza dello stregatto, che in realtà io prima utilizzavo come portabiro. 2 tazze a tema Halloween, una di topolino e una di Pippo, questa che è la mia preferita, che abbiamo preso a ovviamente Disneyland California. La tazza di Chicco che va insieme a Mrs. Potter, una tazza del cappellaio matto dedicata a Johnny Depp, la tazza degli Avengers e le altre sono altre tazze. E ora, dato che siamo a tema natalizio, passiamo subito alla categoria Natale, partendo sempre dagli acquisti più grandi. Questa qua in realtà poteva andare anche nella categoria cucina, perché è un'altra biscottiera, signori, e sapete quanti biscotti mangiamo io e la Sara? Zero! Biscottiera di topolino. Dopodiché abbiamo un centrotavola che in realtà non ho qua perché è a casa dei genitori della Sara, che è fatto più o meno così. Una decorazione da appendere fuori dalla porta o comunque anche a casa, lo potete appendere dove ne avete voglia, con Minnie e Topolino con scritto Holiday Cheer. Adesso arriviamo anche alle palline di Natale. Un attimo! Prima però un oggetto che poteva andare nella categoria vestiti, però dato che è molto a tema natalizio ve lo metto qua. Ossia, questo non è mio, ovviamente non ci sto io qua dentro, un maglione natalizio di Topolino della Sara, ah no, è di Minnie? È di Minnie, che
ha una piccola particolarità. Funziona ancora? Sì. Dov'è? Ecco, aspetta, l'ho trovato. Funziona. Sì, si illumina. Non suona, sarebbe stato il top. Andare in giro alla sala con un maglione che si illumina e suona. Come si fa a lavarlo? Non ne ho la più pallida idea. L'hai mai lavato? Si tolgono quelle. Ah. E ora passiamo finalmente alle palline natalizie. Le nostre sono tutte là dietro, però in realtà non sono tutte qui, perché un po' sono a casa mia e un po' sono a casa dei genitori della Sara. Per evitare di spaccare tutto, partiamo da questa, che è la più fragile. Praticamente sarebbe Minnie e Mickey vestiti da Babbo Natale con dietro il castello di Disneyland Paris, in una goccia di vetro che fai così esplode. E di quella ne abbiamo due, perché ne abbiamo presa una anche per la mamma della Sara. Poi abbiamo ovviamente la mia preferita, che vi ho fatto vedere anche nel video unboxing dei calendari dell'avvento: Jack vestito da Babbo Natale con il pacchetto regalo. Intanto che siamo a tema Nightmare Before Christmas, c'è anche la pallina di Zero, che questa qua in realtà non abbiamo, non ci sono le pile dentro, però si illumina. Vedete che qua sotto c'è un interruttore e se lo schiacciate il vostro cagnolino si illumina. E adesso andiamo a tema Monster University con la pallina di Sally, anche questa molto molto bella. Per poi ad arrivare in una pallina molto ben fatta, ossia quella di Baymax, con tutte le lucine che penzolano. Però non si illumina questa. E ultima, ma non per importanza, anzi io ci tengo tantissimo a questa pallina, che in realtà non è a tema natalizio, però sarebbe da appendere da qualche parte, la statuetta speciale che hanno realizzato quelli del parco per i 90 anni di Mickey Mouse. Infatti se vedete qua in alto, Special Edition Celebrate 90 anni of Topolino. E c'è praticamente Topolino che guarda un quadro di lui di 90 anni fa. E per finire la categoria Natale, che abbiamo detto che la uniamo alle candele, vi faccio vedere le uniche due candele, che in realtà sono una è una candela e una è un portacandela. Portacandela di Jack Skellington. Portacandela con candela dentro, con candela dentro mai accesa ovviamente, di Topolino. Ok. Passiamo alla categoria vestiti. Partiamo sempre dal più grosso, che in realtà poteva andare in varie, però dato che parliamo di vestiti e dato che questo oggetto contiene vestiti, partiamo dalla valigia di Topolino. Valigia di Topolino con adesivo, che abbiamo preso a... non mi ricordo più, comunque c'è un adesivo preso nei parchi. Le dimensioni non so se si capisce, ma è la classica dimensione del bagaglio a mano. Quando andiamo in America la gente incredibile capisce sempre dove stiamo andando. Ovviamente la maglia di Pippo, la felpa di Brontolo, due magliettine, una di Minnie, un'altra maglietta di Minnie versione Steamboat Willie. Poi in realtà non ce l'ho qua, però ho regalato anche una camicia azzurra con Topolino qua a mio padre. E detto questo, passiamo agli accessori. Vabbè, ovviamente se andate nei parchi Disney, voi ragazze non potete non prendere le orecchie di Minnie. E io mi sono preso questo cappello, che tra l'altro è stato, credo, il primo acquisto all'interno di un parco Disney, che non ho mai più utilizzato in tutta la mia vita. Mi dispiace un po'. Poi, altre cose che non ho qua fisicamente sono le calze della sirenetta, delle collane e degli orecchini che ce li ho in realtà qua, adesso ve li faccio vedere, che però ho regalato anche a mia madre, oltre che alla Sara. No, ragazzi! Mi sono dimenticato anche un'altra cosa devastante. Non so dove ce l'ho, credo in macchina o a casa. L'orologio, quello con Topolino che si mette così, vabbè, vi metterò un'immagine. No, cavolo, quello era devastante, l'abbiamo preso al Grand Floridian, l'hotel più bello del mondo. Ah, se non avete visto il video ve lo lascio qua in alto, andatelo a vedere. Oltre a queste orecchie, non ci crederete mai, ma abbiamo preso due orecchie per il cane. Una a tema natalizio, quindi con tipo le corna di renna, e l'altra invece con le orecchie di Topolino, tipo queste. E finalmente adesso passiamo ai collectibles. Ora, state calmi. Capirete anche voi che i collectibles sono veramente tanti, quindi io ve li faccio vedere. Poi nel caso in cui voleste un video separato in cui parlo solamente, vi faccio vedere tutti i collectibles uno per uno, fatemelo sapere con un bel commento qua sotto. Allora partiamo da questi, che in realtà potrebbero essere considerati accessori, ma sono anche collectibles perché ce ne sono veramente tanti, e sono i Magic Band. Questi due li abbiamo presi di tasca nostra. Infatti
infatti il primo anno noi non abbiamo alloggiato in un hotel Disney, mentre il secondo anno che abbiamo alloggiato effettivamente in un hotel Disney ci hanno dato inclusi nel prezzo questi due Magic Band. Alloggiando in un hotel Disney loro danno i Magic Band monocolore. What? Però ho appena scoperto la figata adesso, scusate. Il bello però, che dietro c'è inciso il tuo nome. Non lo sapevo questa cosa. Ovviamente di questi puoi scegliere il colore, però rimarrà sempre un unico tono. Come ogni attrazione, luogo principale, no, di un posto che si rispetti, a Walt Disney World ci sono le Press Coin Machine. Questi qua sono dei mini album che abbiamo comprato per collezionare tutti i Press Coin. Vedete che sono tantissimi, quindi non ve li posso far vedere. Vi posso dire che però ogni monetina sarebbe un centesimo e per creare un coin press tu dovevi inserire nella macchina il centesimo effettivamente da schiacciare più 50 cent. Quindi il costo di ogni monetina è di 51 centesimi, tranne di questa che ovviamente era un po' più grossa, ma adesso non mi ricordo, forse era un quarto di dollaro, non mi ricordo più. Stesso discorso vale anche per le pin, Adesso vedrete ce ne sono tantissime. Ripeto, se volete un video a parte fatemelo sapere nei commenti. Ora passiamo alle pin. Ve le faccio vedere molto velocemente, sono distribuite su delle pagine. Prima pagina. Seconda pagina, dedicata ai personaggi di Topolino, Disney e Company. Terza pagina, ci sono personaggi vari. Ah, ovviamente le pin variano in base alla dimensione, quindi i prezzi variano dai 6 ai 13 euro. Ah, basta, sono finite ragazzi, no? In realtà avremo anche delle altre pin che sono degli Universal, però questo video è dedicato solo a Disney, secondo me è già lunghissimo, quindi se volete vedere anche un video dedicato agli Universal, che ovviamente sarà più corto, non abbiamo così tanta roba, però potrei farvi anche quello, fatemelo sapere. Ultima categoria dei collectibles, in realtà a noi non piacciono tanto, cioè non è che non piacciono tanto, quelle che erano nel parco non ci piacevano tanto, sono le calamite, vanno a coppia. Ah già, poi abbiamo questa che in realtà non abbiamo preso in un parco ma abbiamo preso al museo di Walt Disney a San Francisco. Questa che arriva direttamente da Walt Disney World. Ah, abbiamo finito la categoria collectibles. Ultima categoria del video, le varie. Peluche dello stregatto che in realtà si trasforma in un bel soffice cuscino. Topolino gigante tra l'altro, di Steamboat Willie. Questo è veramente bellissimo e fatto benissimo, mi piace un sacco. Un mini peluche di Pluto che in realtà l'abbiamo preso semplicemente perché avevamo bisogno di un moschettone al quale dovevamo attaccare le borracce che ci avevano dato all'interno dell'hotel. Gratuite queste. Non chiedetemi il motivo, ma all'interno dell'acquisto devo metterci anche questi. La Sara a Pandora ha deciso, non si sa per quale motivo, di prendere dei tatuaggi. Ah, belli, wow! Continuiamo con degli oggetti che anche questi purtroppo non ho qua e sono dei dischi, due dischi in vinile che abbiamo regalato rispettivamente a mio zio e al padre della Sara, delle colonne sonore del Re Leone. E per finire, ultimi ma non meno importanti, due regali, uno per mio padre e uno per il padre della Sara, che sono praticamente gli stessi, ossia sono delle penne, che abbiamo pagato tra l'altro l'ira del signore, delle penne di Topolino. Che sono, le abbiamo pagate tanto, ma in realtà sono bellissime. E quindi in totale abbiamo speso circa 1800 euro solo di shopping nei parchi Disney. Ovviamente diviso in 6 viaggi e diviso per 2, cioè non è che siamo così ricchi e così pazzi da spendere così tanti soldi in un unico viaggio. Comunque questo era tutto ciò che abbiamo noi dei parchi Disney. Io spero che questo video vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo farlo e vi confesso che a farlo e a vedere come sfondo la Main Street mi è venuta un sacco voglia di tornare nei parchi Disney. Fatemi sapere magari anche voi con un commento oppure mi taggate su Instagram con tutti i vostri acquisti che avete fatto nei parchi Disney. E detto questo, ragazzi, io vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!